Dato il tuo allontanamento dalla panchina, ci sono state delle proteste, probabilmente per quell'episodio di rigore che ha visto la caduta di Barlafante. Io non ho assolutamente protestato, io ho alzato il tono di voce chiedendo, dicendo che era rigore. Se mi dite perché sono stato espulso, io non lo so. Magari qualche tempo fa potevo anche offendere, ma non è assolutamente questa la motivazione. Era una protesta che avrebbe fatto qualsiasi allenatore, qualsiasi panchina in una situazione dubbia dove poteva esserci il calcio di rigore. Quindi non ho né offeso né inveito contro nessuno. Io sono in pace con la coscienza. Mi dispiace di aver lasciato la squadra dalla panchina, però ecco, i ragazzi probabilmente dopo questa decisione hanno giocato con più ferocia, questo si è visto. Mister, Contifatti Giulianova Contifatti Giulianova poteva meritare anche paradossalmente la vittoria, perché la Recanatese, a parte l'azione del rigore, non ha creato grossissime palle gol, non il gol di Sbaffo che è stato annullato per una spinta irregolare, poi è tutto da vedere. Però non credo che la Recanatese abbia creato più palle gol di noi. Noi abbiamo creato palle gol nitide. La differenza è che la Recanatese ha concretizzato e noi no. Questa è la differenza. C'è stata anche la sostituzione nel secondo tempo di Cristiano Del Grosso. Cristiano Del Grosso è un giocatore come un altro, quindi se reputo di sostituirlo, lo sostituisco senza problemi, nonostante abbiamo una qualità diversa dagli altri, questo è evidente, però in alcune partite, in alcuni frangenti, magari preferisco la quantità che la qualità. Sì, una vittoria importante perché venire qui a Giulianova è sempre molto difficile. Sapevamo della difficoltà, loro avevano grande voglia di fare il primo 3 punti. È stata una partita combattuta, sempre in bilico, poi noi siamo andati in vantaggio con quel rigore, però è stata sempre lì, viva la partita, attenta. Quest'anno, diciamo che rispetto all'anno scorso, la difesa ha retto molto bene, perché abbiamo giocatori esperienza. Non si è... Era anche disciplinata tatticamente, secondo me avete fatto. Sì, disciplinata, come dicevo ai suoi colleghi, è un progetto che stiamo portando avanti con la società, cercando di migliorare anno dopo anno. Quest'anno, secondo me, abbiamo una squadra importante con giocatori di esperienza, sapendo che il campionato effettivamente è molto più difficile rispetto all'anno scorso, però penso che ce la giocheremo fino alla fine. Grazie, complimenti. Grazie a voi. Buon lavoro.